grasso, pallido, malato, botulino, ciccino, gnodellino, ciccino, scappottino, piccino, carciofino, pippino, gnodellino. Ci stanno, c'è altro che Angry Birds, devono fare il film di Ciccino Botulino, cazzo. Ma come può? Come può un DJ di fama mondiale, uomo che va a Miami, rappresentante di marchi famosi, tutto il black, Mustang. Vabbè. Non sei un Marco così famoso tu, cioè. No, non sto parlando di me, sto parlando di lui. Ciao. Cioè, ormai distrutto dalla moglie. Ciao, con amici. Una canzone. Visto che li hai menzionati, non trovate che Paolo Noyce assomigli in modo preoccupante a The Bomb degli Angry Birds? Sì. Tu te ne approfitti perché oggi sono indifeso. Ma come, scusa, come puoi ammalarti bagnandoti i piedini e le calzine? Cioè, ti rendi conto che sei? Mamma, tu sei un pagliaccio come, di te stesso. Come stavo ieri, ragazzi? Come stavo? Sono dovuto venire perché anche il direttore mi ha fatto il culo il direttore. Ma c'ha ragione. Come 15 anni fa, ragazzi. Scusa. Ma secondo me non stai male. Ma che cazzo dici, Angelo? Ma scusa, Paolo, ma anche tu, vedi che piove, ti metti le scarpine da ginnastichina, no, ti bagni i piedini. No. Ascolta, vedi che piove. È una cosa e c'hai l'ombrello, la bomba d'acqua è un'altra cosa. Io comunque mi sono asciugato i piedi. Che cazzo fai, ti metti? Cos'è BBB? Ma Angry Birds, ho capito. Ma che rispetto c'è in questa trasmissione? Dove stiamo andando? Vai, lancialo Fabio, prendi la fionda. Occhio che The Bomb esplode però, eh. Ma non c'è un programmatore di videogiochi per farlo, Ciccino? Madonna mia. Lanciare Paolo Nois contro i maiali. Facciamo Angry Zoo. Ci sono io che sono il tucano, no? Col nasone. Bravo. Fabio, quelli piccolini fastidiosi che lo lanci e si divide in quattro. De Bruzi, presente. Lucalda rimane merda anche nel videogioco. Lucalda è il porcellino. Scusa, Luca è lo stronzo che lancia. Dai, vi prego, ragazzi, voi che siete smanettoni di Photoshop, ci fate Angry Birds personalizzato. Vi bellissimo, subito. Bellissimo. Lo mettete bellissimo sul nostro Facebook. Vi offro una cena. Ma voi vi rendete conto come stanno cambiando le cose? Cioè, io l'altro giorno ho visto la pubblicità di un gioco che tra l'altro puoi scaricare solo su iPad e iPhone. Sì. Dove il testimonial è Arnold Schwarzenegger. Ah, wow. Cioè, spot della Madonna in televisione. Lui, cioè, quanto cazzo costerà poter realizzare una roba del genere? Quanto gli è costato di tinta, soprattutto a Schwarzenegger? A parte quello, tra l'altro, effetti speciali della Madonna. E poi ho chiesto informazioni, mi hanno detto: ma tu sai quanto guadagnano da quei giochini di merda che tu scarichi gratis? Sì. Poi arrivi a un certo punto del gioco e non puoi più andare avanti. Allora dici: vabbè, dai, costa 99 centesimi, non mi prendo la bomba atomica. Certo. Cioè, ti senti un po' Hitler, no? In quel momento lì. Senza da lontano, io con il giochino delle caramelline, il Candy Crush. Il Candy Crush ci ho speso 180 euro. Sì, ma perché hanno capito che tu sei più disposto a spendere per andare avanti che per comprare il gioco. Se è tu vero, ti comprassi Candy Crush a 60 euro, spenderesti di meno. Infatti, una volta cosa facevi? Compravi la scatola, il gioco era tutto lì, finita, arrivavi dall'inizio. E invece fine. No, adesso ti inculano. Esatto, dovete stare attenti alla scritta offre acquisti in app. Perché alcuni ci vendono anche la droga, C'è un tastino con una bustina in alto, tu schiacci di contatto lo spacciatore. Cioè, è pazzesco ormai dove stiamo arrivando. Vabbè, comunque sarebbe una buona idea per recuperare due soldi. Facciamo il gioco dello zoo, cazzo. Sì, guarda, veramente è un successone, cazzo. Sì, noi però... sicuro. Ogni cosa che noi facciamo ci rende milionari, è una roba incredibile. Aspetta, nel proprio gioco Luca Alba spenderebbe 99 centesimi per comprare due scenette al giorno. Beh, ragazzi, la notizia del giorno credo che sia quella di Schettino, che è stata confermata la sua condanna a 16 anni. Godo! Cioè, 6 mesi per ogni vittima, Godo. No, è giusto, cazzo, è giusto. Dai, non era possibile che sta roba qua fosse sfumata così nel nulla. Ma in Cassazione o in appello? Credo in Cassazione, penso che... Confermata la condanna a 16 anni di reclusione per il naufragio della Concordia, Francesco Schettino, l'ex comandante della nave, lo ha deciso stasera la Corte d'Appello di Firenze. Allora, la Corte d'Appello, no, c'è ancora un grado di giudizio. L'Italia è lunga, massa di acqua, questo tipo di fede. Se facciamo in tempo, poi dopo apriamo un altro caso giudiziario. Se facciamo in tempo a finire di montarlo sulle lungaggini della magistratura italiana, per le tre forse ce la facciamo. Cioè, ma tu ti rendi conto che non si arriva mai a un dunque? Cioè, una roba, cioè, da una parte mi fa anche piacere, visto che e ne ho tante di cause in corso. È una grande fortuna, Marco, perché tu devi ricordarti che devi ricordare il bicchiere mezzo pieno, non quello. No, ma non è giusto, Paolo. Cioè, io veramente, cioè, sarei disposto, capito, a pagare le conseguenze delle stronzate
cazzate che ho combinato. Cazzate, Marco, no, ma cosa Marco. Se tutto il sistema funzionasse, no? Invece no, vanno a rompere, perdono tempo, giorni, anni, carte, cartacee, robe, per dei casi che si chiudono in un secondo. Il giudice dovrebbe guardare e dire: ma sì, ma dai, ma quello ha fatto una battuta in radio, vai a fare il culo, ma, dai, non rompere il cazzo. Sulle nostre vicende giudiziarie io proporrei di tenere il mistero, perché non si sa mai. Sì, bravo. Quello che gli uomini non dicono è sempre meglio di quello che dicono. Allora, renditi conto, abbiamo fatto in tempo a andare in trasmissione insieme, litigare, cambiare radio, ritornare insieme di nuovo, fare la pace, fare ancora due anni di trasmissione e c'è ancora quel casino in ballo. Ma non ci fermiamo, perché si può dare di più. Ragazzi, viva l'Italia, sono contento così, a me va bene, ragazzi. Ma perché poi? Ma ragazzi, ma dai, ma per una battuta, ma non puoi offenderti per una battuta. Ascolta, lascia stare, meglio non dirlo errato. Sai che ho scoperto che il giudice che si è occupato del nostro caso, quello lì, il caso misterioso, è la mia vicina del terzo piano. Ma non ci. E vai a farle, porta le due torte alle mie. Ma casa, perché non potevamo essere vicini. Ma che cazzo, sei un cretino. Ma inseguila, vai a vivere di fianco a lei, regala le due torte. No, ma era una cazzata, l'ho inventato adesso. Ma poteva essere. Ma che senso hanno le tue cazzate? Le hai rotti i coglioni, ci colleghiamo con studio chiuso. Andiamo, vai. E bentornati a studio chiuso. A tutti i fumatori ricordo che ieri è stata la giornata mondiale senza tabacco. Ma visto le cazzate che avete sparato, vi consiglio di ricominciare a rimettercelo nella roba che vi fumate. Vediamo le principali notizie di oggi. Donald Trump dichiara: non ho voluto vedere Salvini, la replica del leader del Carroccio. Ok, io non l'ho mai incontrato, ma mio cugino sì. Immigrati, un tesoro per l'erario. Pagano ben 7 miliardi di tasse all'anno. Ecco, lo vedi che si sono integrati? No, che non si sono integrati. Matteo Renzi, in Italia ci sono troppi politici, aiutatemi a ridurli, cominciando magari da quelli dell'opposizione. Aprile, crescono gli occupati ma aumenta la disoccupazione. Dipende da che telegiornale guardi. Rosy Bindi sugli impresentabili alle elezioni comunali: per sconfiggere la mafia bisogna metterci la faccia. Speriamo che non parlasse della propria. Finale in realtà virtuale: il palazzo del Presidente della Repubblica si potrà visitare da casa grazie ad un'app, ma qualcosa non convince i primi utenti. Nel video si vede gente che lavora. Per il momento è tutto, buon ponte a tutti e appuntamento alla prossima edizione. Ciao, grazie amore. Ragazzi, consentitemi di fare gli auguri di buon compleanno a una nostra cara ascoltatrice, fedelissima. Oggi fa gli anni Giulia Grassi. Tanti auguri, amore, tanti auguri, sorellina, brava. Auguri. Ma va che schifosi, va che me, un po' più di. Dai, mostro, entusiasmo. Mostro, vai. 14:09. E quindi auguri, dai. A chi? A Giulia Grassi, mamma. Ti va. Ma odio.